Ben ritrovati, parliamo delle elezioni amministrative, parliamo di Castel San Pietro e intervistiamo i candidati sindaci di Castel San Pietro. Siamo con Claudio Franzoni, le chiedo subito perché ha deciso di candidarsi e da chi ha appoggiato. Io ho deciso di candidarmi perché penso che sono giunto a un punto della mia vita per il quale io posso fare qualcosa di buono e di positivo per la mia città. Mi Chi l'appoggia? appoggia il centrodestra. La lista si chiama Prima Castello ed è appoggiata al centrodestra. Tutto il centrodestra unito. Tutto al centrodestra unito, sì, esatto. Quali sono le sue priorità? Le nostre priorità sono, noi partiamo dal concetto di costanza e di buonsenso. La costanza vuol dire che noi siamo un gruppo che vuole portare avanti idee e progetti che noi seguiremo personalmente e giorno per giorno. E buon senso perché non promettiamo niente, ma diciamo solo che ci impegneremo a portare avanti questi progetti. Il progetto è stato diviso in tre parti, c'è città, cittadini e ambiente, territorio e agricoltura. E questi tre progetti si basano prima di tutto sulla sicurezza. Castel San Pietro è al primo posto del nostro impegno e vogliamo riportare il concetto di tranquillità. Oggi Castel San Pietro, come altre zone, non sono tranquille. Noi questa tranquillità la vorremmo riportare perché le persone si sentono più sicure e quindi, essendo più sicure e più tranquille, anche la vita sociale prende altri aspetti. In che modo, ad esempio? Girare in città, i negozi aperti, quindi anche vivere la città in maniera diversa. Oggi la gente ha paura, si chiude in casa, invece io in questa maniera. Noi con questo progetto vorremmo ridare la tranquillità per uscire, per vivere insomma la città. Ecco, concretamente che cosa avete intenzione di fare? Concretamente noi abbiamo, per portare avanti questo, noi vogliamo attivare tutta la cittadinanza con quelli che sono i progetti di WhatsApp, per esempio, WhatsApp territoriale in cui tutti i cittadini si rendono partecipi della sicurezza del territorio in collaborazione con le forze dell'ordine. Ognuno ovviamente deve fare la sua parte. E poi noi chiederemo anche un punto di polizia, Osteria Grande, che è praticamente distaccata a Castel San Pietro, ma ormai è un'entità che è rilevante, ecco, ma è un piccolo paese, insomma, che è diventato importante per Castel San Pietro. Ecco, le altre priorità. Le altre priorità sono il territorio, l'ambiente e l'agricoltura. Questo fa parte è un progetto che io seguirò direttamente, quale agronomo, la prima cosa che è da fare sul territorio è sicuramente quello della gestione del territorio dal punto di vista idrogeologico. Noi dobbiamo scaricare le acque dal nostro territorio in maniera che le acque seguano i percorsi che noi decidiamo e non le acque che decidono loro cadendo, come si vede quando piove molto, non avendo canali si scaricano direttamente. E questo è un problema da risolvere periodicamente, cioè pulendo i fossi, i canali, le fogne e quindi di dare all'acqua la maniera di essere scaricata. Di andare nei bacini e dai bacini quindi di essere poi utilizzato in agricoltura quando ce ne sarà bisogno. Per l'ambiente io ho un progetto che si chiama Una città per l'energia e siccome questo progetto vuole portare Castel San Pietro e voglio dargli una prospettiva futura, Città per l'Energia, di iniziare a creare quei presupposti per cui bisogna diminuire l'ingresso di energia e avere la possibilità di fare meno emissioni in atmosfera. La moderna urbanistica ha già disegnato queste città. Noi piano piano partiremo per avanzare piano piano e portare Castel San Pietro a questi livelli. Ecco, per l'agricoltura è un settore a cui tengo particolarmente. Incontrerò gli agricoltori per fare una mappatura del territorio e con loro riportare l'agricoltura a quella che deve essere, cioè un'attività primaria del nostro territorio. Ecco, poi c'è il concetto di città e città io la identifico con l'identità.
Castel San Pietro ha perso la sua identità, che è un'identità storica. Castel San Pietro è stato il baluardo di Bologna verso la Romagna. E abbiamo avuto l'università secoli fa anche a Castel San Pietro. Ecco, io vorrei ricollegarmi a quel punto e fare, oltre alla città dell'energia, anche la città della cultura, cioè portare la cultura a Castel San Pietro e anche possibilmente chiederemo di avere anche una sede dell'università, quindi per ricollegarci proprio al passato. Quello della cultura sarà un progetto molto articolato e con quello dell'agricoltura e della sicurezza sono i nostri due blocchi principali. E ovviamente uno dei problemi che noi abbiamo a Castello di questa nostra perduta identità è l'ospedale. Io quando sono arrivato a Castel San Pietro nell'85 avevamo un ospedale, un pronto soccorso, oggi non l'abbiamo più, è stato tutto trasferito a Imola. E invece noi abbiamo un progetto per riqualificare questa zona, che adesso è una casa della salute, almeno partendo con un nuovo pronto soccorso, che è necessario, una città, oggi siamo oltre 23.000. Ecco, e poi il nostro progetto è anche quello di tutelare i commercianti. Quindi i commercianti, i piccoli imprenditori e gli artigiani, perché per noi sono la forza della città. I negozi stanno chiudendo e adesso avevamo un grande magazzino, una catena di distribuzione, ne abbiamo due, stanno aprendo la terza e forse la quarta. Ecco, ovviamente questi commercianti a questo livello non è che possono fare più di tanto e noi cercheremo insomma di trovare la maniera che questi nostri negozi non chiudano, anche perché rappresentano le nostre tradizioni, rappresentano quello che siamo sempre stati. L'ultimo punto sono le frazioni. Io sarò il sindaco delle frazioni, andrò nelle frazioni perché intendo le frazioni un blocco unico con il capoluogo. Adesso sono dimenticate, ma io, come è la sicurezza sul territorio, cittadini e forze dell'ordine, a me interesserà e farò perché anche le frazioni siano un blocco unico con il capoluogo. Grazie. Claudio Franzoni, candidato sindaco Castel San Pietro. Grazie a lei. Siamo con Elisa Maurizi, candidata a sindaco di Castel San Pietro per i 5 Stelle, è così? Sì, esatto. Senta, perché ha deciso di candidarsi? Allora, io ho deciso di candidarmi a sindaco di Castel San Pietro principalmente per due motivi. Il primo è che io sono castellana, lavoro e vivo a Castello e adoro il mio paese. Ho anche un bimbo di 4 anni che vorrei che crescesse a Castello e secondo me con pochi accorgimenti Castello, che è già una città dove si sta veramente molto bene, potrebbe diventare un gioiello, un posto veramente stupendo dove vivere. E ritengo anche giusto e opportuno che dopo 70 anni di governo di una sola compagine politica sia giusto alternarsi, perché l'alternanza, il cambiamento e la novità sono alla base della nostra democrazia e questo può essere solo un bene per un paese come Castel San Pietro. In più, il secondo motivo è che alle mie spalle c'è un gruppo molto importante, solido, composto da persone con professionalità eterogenee, che lavora benissimo insieme e che ha avuto fiducia in me, ha deciso di candidarmi e mi dà la forza giusta per governare un paese di 20.000 abitanti. Quali sono le sue priorità? Allora, io ho una visione di Castel San Pietro molto importante e di cuore, che è praticamente quella che va a coniugare la tradizione e l'innovazione, sia di Castello che di tutte le sue frazioni. E la cosa che per noi è fondamentale è quella che tutte le forze del territorio ci devono dare una mano, quindi le associazioni di categoria, sportive, di volontariato, i cittadini, ma anche i commercianti e gli imprenditori. Questo per far sì che Castello diventi un paese veramente dove star bene e che ci aiutino in questi 4 anni, in questi 5 anni di cambiamento e di sfida, perché noi crediamo nel futuro di Castello. E proprio per questo nel nostro programma abbiamo dei punti fondamentali che vogliamo portare avanti. Uno su tutti è la mobilità e la viabilità, e la prima su tutti è la rotonda, quella che noi consideriamo la rotonda madre di Castel San Pietro, che è quella che interseca via Emilia, via San Carlo e via Roma. E in base a come verrà poi modificata la viabilità grazie alla progettazione di questa rotonda andremo a valutare quali sono gli altri interventi da fare. Un altro che sicuramente è importante come intervento sarà quello della rotonda di Via Corlo, che è una rotonda che va a congiungere quella dell'inizio di Via Valle di Malta,
che va a portare fuori tutto il traffico da e verso l'autostrada, quindi quello è importante. Un altro punto fondamentale che riguarda sempre la viabilità e la mobilità è quello di andare a sistemare delle zone che non sono perfettamente asfaltate, anche quelle ciclopedonali. Infatti abbiamo un bellissimo viale che è il viale delle Terme, dove ha una zona trafficata moltissimo, soprattutto nei mesi estivi, anche dai bambini. Infatti io, avendo un figlio di 4 anni, spesso con la bici o col monopattino andiamo lì e ci sono delle zone dove c'è il rischio comunque di inciampare e farsi male, quindi sicuramente dobbiamo intervenire in questi punti. Parlando proprio del parco lungo Sillaro, ciò che a noi sta a cuore è di incentivarlo dal punto di vista turistico, perché è una zona bellissima e intendiamo fare delle zone a tema dove andare a coinvolgere tutta la cittadinanza, quindi i bambini, gli adolescenti, gli adulti, gli anziani, i nostri artigiani, comunque portare il turismo in quella zona e incentivare anche il turismo alberghiero, che vi sono molti alberghi presenti lungo il viale delle Terme, però questo non vuol dire che vogliamo staccarci dal centro, anzi, proprio per questo noi intendiamo fare un servizio di navette che dalle Terme porti nel centro, che è un altro dei nostri punti fondamentali di riqualificazione, sviluppo ambientale e anche turistico. Infatti vogliamo rinvigorire il centro e aiutare i nostri commercianti a sviluppare le loro attività commerciali. Inoltre, ciò che ci sta a cuore è anche la partecipazione col cittadino, perché già da ora noi stiamo facendo degli incontri a tema, degli incontri dove i cittadini sono i protagonisti, e questa cosa la vorremmo fare anche un indomani, se ci sarà possibile governare il paese, dove il sindaco e gli assessori di riferimento ascolteranno i cittadini, le loro esigenze, le loro critiche, e prenderanno a cuore ciò che vorranno per sviluppare proprio il programma di Castello dal basso, quindi dai cittadini stessi. Uno degli altri punti fondamentali che a noi sta a cuore sono quelli della sicurezza, dove vogliamo comunque aumentare il presidio delle forze dell'ordine e le telecamere, e anche andare a ampliare quelli che sono magari gruppi di vicinato su WhatsApp per avere maggiore aiuto dei cittadini proprio a livello di sicurezza. E poi non ci scordiamo ovviamente dell'ambiente, perché come vogliamo riqualificare il parco lungo Sillaro dal punto di vista ambientale, vogliamo andare a riqualificare tutte quelle che sono le zone verdi di Castello, nonché punti che a noi stanno a cuore sarebbero quelli di avere delle mobike a Castel San Pietro nelle aree più importanti del paese, e anche delle colonnine di ricariche elettriche per gli autoveicoli. Poi abbiamo ciò che a noi sta a cuore è quello che all'interno del nostro gruppo ci sono due persone che sono già i consiglieri dell'attuale amministrazione, quindi quello che noi vogliamo dire è che siamo già pronti, perché abbiamo già le competenze e le conoscenze giuste per poter governare il paese, quindi non siamo inesperti, ma abbiamo già avuto la possibilità di partecipare ai consigli comunali, e ciò che ci sta a cuore soprattutto è il benessere del paese, perché i nostri consiglieri hanno votato sì a tutti quegli ordini del giorno che ritenevano importanti per il bene di Castello, e hanno anche loro presentato degli ordini del giorno che sono stati votati all'unanimità. Quindi questo per noi è molto importante, e visto che a noi sta a cuore il benessere di Castel San Pietro, abbiamo già delle iniziative molto importanti che, sebbene a livello comunale non abbiamo molto potere, abbiamo due temi che a noi stanno molto a cuore, e proprio per questo abbiamo già delle delegazioni pronte per Roma per andare a parlare con i ministri competenti per sbloccare due situazioni che per noi sono fondamentali, e sono quelli della quarta corsia della 14 e della conseguente rotonda all'uscita del casello autostradale di Castel San Pietro. Inoltre, un'altra cosa che noi sta molto a cuore è quello di andare a sbloccare i lavori del polo scolastico di Osteria Grande. E un'altra cosa che vorremmo fare è quella che adesso è stato sbloccato lo svincolo di bilancio per i comuni grazie al nostro governo, e ci saranno dei nuovi fondi che arriveranno ai comuni, e noi grazie a questi fondi vogliamo partire con tutte le opere che ci stanno a cuore. Sicuramente prima mobilità e sicurezza, e poi tutte le altre cose che noi abbiamo nel nostro programma. C'è ancora 15 secondi, se vuole magari precisare ancora qualcosa? Quello che vogliamo precisare è che sicuramente tutto quello che noi diciamo è quello che noi vorremmo poi fare, quindi se noi lo diciamo lo facciamo, quindi la fattibilità del nostro programma. Grazie. Grazie Elisa Maurizi, candidata a sindaco di Castel San Pietro. Siamo con Fausto Tinti, sindaco di Castel San Pietro è ricandidato, ecco perché ha deciso di ricandidarsi. Perché fondamentalmente credo che in questi 5 anni abbiamo fatto la strada giusta,
e vogliamo metterci una marcia in più, voglio metterci una marcia in più, voglio essere molto più attento a quello che pensano e quello che vogliono anche i cittadini in termini di rapporti, di relazioni, di competenze. E perché soprattutto credo che come giunta e come amministrazione di centrosinistra possiamo dare una vera visione del futuro di questa comunità di Castel San Pietro Terme, anche basandoci su quella che è stata la concretezza con cui abbiamo affrontato questi 5 anni, insomma tante cose fatte, e credo che bisogna continuare su questa strada qua. La mia caratteristica, la caratteristica poi del centrosinistra, cioè quello di avere a cuore la collettività, avere a cuore una città solidale, una città in cui il bene comune, in cui i rapporti tra le persone, anche nella gioia, nel lavoro, no? Nelle relazioni sociali, nelle relazioni che possono venire anche nella singola piazza, nella singola via, sono gran parte del nostro potenziale da esprimere, è quello che poi tutela la comunità e quello che in qualche modo va valorizzato. Ecco, io credo che una giunta di centrosinistra, la mia ricandidatura e soprattutto una coalizione molto ampia che raccoglie grandi pezzi della città possa davvero dare a Castel San Pietro un futuro e una vita molto più serena, dove vivere meglio, dove avere davvero una voglia anche di far crescere i propri figli. Ecco, un breve cenno appunto a chi l'appoggia. Sono 4 liste, il Partito Democratico, Castello in Comune, Città Futura e Uniti al Centro per Castello. 3 liste civiche più il PD che fondamentalmente raccolgono pezzi del centro e della sinistra che sostanzialmente trovano all'interno di quelle che possiamo dire forze democratiche, sostengono un'idea di una città rappresentativa, una città molto tranquilla, molto vivibile e soprattutto di una coalizione che politicamente è molto equilibrata. Qual è il bilancio del suo mandato? Il bilancio del mio mandato è sicuramente quello di 5 anni in cui abbiamo intanto tenuto a posto il comune, questa è la cosa fondamentale, i conti del comune, abbiamo esercitato quella pressione fiscale moderata, quindi non siamo ancora al massimo, però soprattutto credo che abbiamo da un punto di vista fiscale lottato molto per recuperare quella che è l'evasione fiscale, i numeri ce lo dicono, diverse centinaia di migliaia di euro ogni anno recuperate. Questo ha fatto sì che noi potessimo mettere in sicurezza i servizi e quindi soprattutto welfare, scuola, abbiamo potuto fare attività e progetti che hanno messo in sicurezza quelle parti della comunità più fragili, ad esempio i ragazzi disabili, abbiamo cresciuto moltissimo la spesa, la scuola, abbiamo garantito tantissimi servizi anche con gli educatori presso le scuole, ce lo riconosce il mondo della scuola e poi abbiamo lavorato molto anche sul tema della salute, che non è un tema tipicamente comunale ma è regionale, e nell'accordo con l'ASL abbiamo stabilizzato la casa della salute dando una pletora di servizi ambulatoriali e pronti territoriali all'interno della casa della salute che i cittadini hanno apprezzato molto, non si devono più muovere per andare per piccole cose in altri ospedali di livello superiore. E poi anche alla famiglia, no? Sono ormai una prassi ogni anno l'erogazione di contributi per quasi 120-140 mila euro alle famiglie soprattutto in difficoltà, quindi quelle che hanno redditi più bassi per l'affitto, per la TARI. Poi da un punto di vista di quella che io ho sempre considerato il punto fondamentale, nodale di una comunità, dell'equilibrio di una comunità, che è il lavoro e l'occupazione, credo che abbiamo fatto un lavoro straordinario portando a Castel San Pietro imprese che si sono insediate ex novo, così come si sono ampliate, abbiamo quasi 600-700 unità tra il 14 e il 17 occupazionali in più all'interno di Castel San Pietro. Questo vuol dire creare la possibilità di avere una città socialmente solidale, socialmente equilibrata, senza tensioni, e questo è un grande risultato che dobbiamo continuare, no? in una crescita soprattutto di tipo occupazionale. Il lavoro è la priorità numero uno. È evidente che in questi 5 anni poi abbiamo anche in qualche modo orientato le scelte sulle basi di quelle che sono la continua evoluzione di un territorio, no? Quindi le opportunità colte piuttosto che avere perseguito ex novo delle linee come ad esempio sulla sicurezza urbana su cui abbiamo fatto progetti con gli educatori di strada per i ragazzi giovani, quindi una capacità, anche una flessibilità di riuscire a in qualche modo a dare delle risposte in itinere, non solo programmate.
Ecco, adesso che cosa ha intenzione di fare se sarà rieletto sindaco? Intanto credo che da un percorso che abbiamo fatto con i cittadini di 6 incontri, no, in cui abbiamo ascoltato i portatori di interessi, i cittadini, sulle varie tematiche, esce una cosa fondamentale, una richiesta fondamentale che mi sento di dover mettere al primo posto, che è quello di fare le cose ma farle insieme. Cioè, primo 5 anni ci siamo un po' orientati a fare delle cose, a rimettere in moto la città. Questi altri 5 anni vorremmo farlo, ma farlo insieme ai cittadini, e quindi tutte le scelte, e questa è anche un'espressione della coalizione, così ampia, così anche trasversale, con persone che prima non erano in maggioranza con noi, ma erano all'opposizione, credono che da questo dialogo, da questo lavoro insieme si possa fare davvero qualche cosa di in più, con una marcia in più rispetto a quello che abbiamo fatto i primi 5 anni. La tematica principale sono diverse, le tematiche principali sicuramente. La prima che mi sento di porre, perché è poi collegata a tante altre in un sistema sinergico, è quella del centro storico. Centro storico del capoluogo, che è collegato al turismo, al commercio, su cui bisogna lavorare molto per poter continuare a tenere i negozi aperti, negozi di qualità, un commercio di qualità, un commercio bello, un commercio ricco per la gente che può venire anche solo turisticamente o da Bologna per spendere i loro soldi in negozi veri, autentici, in un centro storico autentico, con un commercio sempre più forte e soprattutto tutelandolo, ecco, da questo punto di vista, rispetto a quelle che sono le dinamiche di competizione, forse anche in qualche modo molto sbilanciata rispetto al commercio web o ai grandi outlet. L'altro è lo sviluppo territoriale, continuare a migliorare sia la presenza delle imprese, dell'occupazione, delle opportunità, ma anche la possibilità di vivere a Castel San Pietro, di venire ad abitare lì, quindi ridurre anche gli spostamenti, e quello di avere delle possibilità di vivere meglio con i servizi sportivi e tutto il resto. Grazie Fausto Tinti, sindaco e ricandidato sindaco a Castel San Pietro.